Come gira Resident Evil Village su iPhone 15 Pro? Prima di scoprirlo, e se vi piace il nostro lavoro, vi invito a iscrivervi al nostro canale e a mettere un like al video. Grazie mille per il vostro supporto. Resident Evil Village, per funzionare su iPhone 15 Pro, può contare sulla potenza del processore A17 Pro, un piccolo mostro di potenza capace anche di gestire il ray tracing, ma anche sulla tecnologia Metal FX, una sorta di DLSS in salsa Apple che utilizza l'IA per l'upscaling in tempo reale. Non siamo di fronte a un titolo in streaming. Resident Evil Village è una vera e propria conversione che gira nativamente sui processori Apple A17 Pro di iPhone 15 Pro e sui processori della serie M disponibili su iPad Air di quinta generazione e su iPad Pro. Si tratta di un piccolo miracolo, visto che su PC al massimo del dettaglio faceva fatica a girare bene anche su hardware di un certo livello. Vederlo oggi su iPhone fa un certo effetto, per di più con tutto il menu delle impostazioni grafiche disponibile per essere configurato al meglio. Questo menu è davvero completo e farà la gioia dei giocatori PC. È infatti possibile impostare praticamente di tutto, a partire dall'HDR fino alla risoluzione, a scelta tra 1560x720, 1952x900 e 2342x1080. Le opzioni sono davvero tante e comprendono la regolazione della qualità delle texture, delle mesh, dell'occlusione ambientale, dei riflessi e delle luci volumetriche. Non mancano nemmeno le ombre e l'attivazione o meno del lens flare. Insomma, c'è davvero di tutto, ma anche una cosa in più, ovvero Metal FX, il sistema di upscaling in tempo reale di Apple, una sorta di DLSS in salsa mobile, impostabile nei profili qualità e performance. Non mancano nemmeno dei preset di configurazione grafica, adatti a chi cerca un maggior frame rate, una migliore qualità. E secondo me è proprio questa la strada che Apple dovrebbe prendere per i titoli più pesanti tecnicamente, proprio come questo. Perché infatti dare tutte queste impostazioni se poi al massimo del dettaglio si presentano crash piuttosto frequenti e il frame rate diventa troppo basso? Sul fronte ottimizzazione c'è ancora parecchio lavoro da fare, ma su quello grafico non si può che rimanere a bocca aperta davanti a Resident Evil Village su iPhone. Il potenziale che mostra è davvero enorme per il gaming mobile. Del resto, l'hardware dei moderni smartphone offre tantissima potenza, solo che nessuno finora l'aveva sfruttata fino a questo punto in un videogioco. Per la prova ho abbandonato quasi subito le impostazioni grafiche manuali, che davano qualche problema se spinte troppo in alto, e scelto in un primo momento il preset priorità alla grafica. Anche in questo caso però la stabilità non era ottimale, così siamo passati al profilo bilanciato, che offre un buon compromesso tra qualità e frame rate. I crash sono continuati purtroppo. Speriamo quindi che con la versione definitiva vengano eliminati perché sono stati davvero molto frequenti durante tutta la prova. Nonostante questo, la qualità grafica è davvero eccellente e il preset bilanciato mantiene attiva quasi tutta l'effettistica e le texture di alta qualità. Il tutto ha una risoluzione di 2342x1080 pixel. Il frame rate si mantiene spesso ben al di sopra della soglia dei 30 frame, con dei cali però frequenti in base allo scenario di gioco, che possono portarlo anche al di sotto dei 30, senza però minare del tutto la giocabilità. Tutto questo con Metal FX impostato su performance invece che su qualità. La differenza tra le due impostazioni è piuttosto evidente, ma viene mitigata se si utilizza la massima risoluzione come fa appunto il preset bilanciato. Sempre a proposito di Metal FX, la sua attuale implementazione ricorda un po' le prime versioni del DLSS. Con il profilo impostato su performance e una risoluzione di rendering bassa si nota un marcato effetto blur. Aumentando entrambe invece viene ridotto senza però sparire del tutto, rendendo il gioco giocabile sull'hardware di iPhone 15 Pro. Hardware che peraltro tende a scaldare durante il gioco in modo piuttosto evidente, come giusto che sia del resto. Non sappiamo però se i crash continui siano da attribuire al surriscaldamento o più semplicemente alla versione non ancora definitiva del gioco. Credo però che sia più probabile la seconda ipotesi, visto che abbiamo notato crash anche dopo pochi minuti di gioco, con l'iPhone ancora piuttosto fresco. Per concludere, la mia esperienza con Resident Evil Village in questa anteprima è stata positiva per quanto riguarda il potenziale. Un gioco di questo calibro che gira in questo modo e con questa qualità grafica su smartphone è un piccolo miracolo. Dall'altro lato, però, questa versione di prova ci è sembrata ancora troppo acerba, con i crash continui che hanno falcidiato letteralmente l'esperienza di gioco. Speriamo quindi che prima dell'arrivo su App Store il 30 ottobre Capcom riesca a metterci una pezza. Per il futuro, invece, crediamo che questa libertà nella scelta delle impostazioni grafiche sia controproducente. Meglio puntare a dei preset ben fatti e ben calibrati, ma soprattutto semplici e chiari da usare per tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel frattempo ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale. A presto e al prossimo video!